Re incontrastato del rotocalco, a cui di lì a poco aggiungerà anche l'europeo, editore in continua crescita, da parte sua il Commenda ha nel frattempo scoperto Ischia, innamorandosene perdutamente. Investe in grandi alberghi, sviluppa le terme, inaugura un ospedale intitolato alla moglie. Acquista un vecchio dragamine trasformato in Panfilo, il Sereno, il più grande del Mediterraneo, su cui passeranno i nomi del jet set, le teste coronate, i finanzieri e i divi di Hollywood. Il Sereno era un baglietto di 46 metri, un'ex nave da guerra trasformata, ed aveva 8 cabine, tutte con il bagno, cosa inconcepibile in quell'epoca, tanto che venne chiamata la barca dei cessi, perché aveva, ogni cabina aveva il suo bagno. Era un po' uno status symbol, probabilmente, usava Cannes, usava Venezia, lo teneva fermo, era un uomo da yacht fermo, in porto. Tra gli ospiti del Commenda, anche il suo grande amico Pietro Nenni, segretario del Partito Socialista. Veniva, lo ospitava Ischia, giocavano a boccia assieme, si raccontavano quando erano a Martinizza, avevano una visione del mondo oggi anacronistica, cioè oggi proprio l'opposto. Facevano delle enormi partite a bocce e ogni tanto litigavano anche furiosamente, come ragazzini. Un'amicizia che resiste anche quando viene accusato proprio dal quotidiano L'Avanti di essere un evasore fiscale. Il Commenda sembra dividere il suo entusiasmo sempre di più tra Ischia e il cinema. Nel 1950 produce il primo dei film di Peppone e Don Camillo, tratti dai libri di Giovanni Guareschi. Il film incassa oltre 2 miliardi e mezzo di lire dell'epoca. Una cifra senza precedenti. Ricordo che ogni tanto arrivava lui da Milano col suo macchinone, veniva a casa nostra a mangiare, c'era un bel rapporto anche con nostra madre, perché erano due persone molto semplici, molto schiette, ecco. Lui parlava in dialetto e mia mamma gli rispondeva in dialetto, parmigiano lei e meneghino lui. Pubblicò una lettera falsa, ma lui non lo sapeva, che Guareschi era una persona onesta, in cui si accusava De Gasperi di aver scritto una lettera agli americani chiedendo di bombardare Roma per dare una scossa. Fu condannato Guareschi a un anno di carcere, che lui volle fare, ci stette un anno in galera, e Rizzoli lo difese. E nostro padre gli era riconosciuto diverse volte, dice: un altro editore mi avrebbe mandato all'inferno già da tanti anni, e invece lui mi ha sempre appoggiato fino in fondo. A Roma aveva tutta una sua corte ossequiente di persone del cinema che lavoravano nella sua azienda, e poi vedeva delle belle donne, poi insomma, era una vacanza. Arrivava il sabato mattina col treno da Milano, c'era cioè con lì della mattina delle 8, e la domenica sera ritornava a Milano a lavorare, diceva devo tornare a fare la persona seria. Credo che lui a Roma fosse diverso rispetto a come era Milano. A Milano c'era lo stabilimento, il lavoro, la famiglia. Allora ogni tanto, spesso, se ne andava a Roma, dove amava circondarsi dagli artisti, come li chiamava lui, che poi in realtà erano registi, attori del cinema, e si divertiva come un pazzo. Aveva nel portafoglio un foglietto ripiegato in quattro, dove c'era scritto tutto quello che aveva disponibile del suo stipendio per poter fare il cinema. Da una parte c'era Rizzoli, dall'altra parte c'era la ditta, erano tutte e due le stesse persone, ma alcune licenze erano permesse all'uomo e alcune severità erano invece obbligatorie per la ditta. Rizzoli è ormai uno degli uomini più ricchi di Milano, ciò nonostante rifiuta di assumere dirigenti. Solo quando il figlio Andrea gli dice che la Mondadori ne ha già 8, il Commenda cede. Io credo che l'editore difficilmente muore ricco. Intendiamoci, parlo dell'editore letterario. L'editore giornalistico la cosa è ben diversa. O fallisce o muore miliardario. Rizzoli ama il gioco e passa le serate ai casinò, ma su un principio è inflessibile. Con gli amici e i familiari, infatti, si vanta di avere sotto il materasso le liquidazioni di tutti i dipendenti.
Quando andavo qualche volta per curiosità al Casinò di Venezia durante la mostra, c'era sempre Rizzoli che si divertiva moltissimo. Se ti conosceva anche vagamente, pigliava una fiche, anche quelle fiche credo fossero da 50.000 lire, quelle rettangolari, diceva, gioca caro, giochi. Molta gente gli ronzava intorno perché lui era un distributore automatico di fiche per giocare, voleva che tutti giocassero, che tutti si divertissero. Era un uomo veramente in questo generoso, però aveva la contropartita, cioè era come i capitalisti dell'epoca che dicevano non pretendere niente e ti darò tutto, questa era la regola. Diceva che i soldi bisognava farseli perdonare. Gli parlai di un mio amico che aveva da dare a mangiare a dei bambini, ma a centinaia di bambini. E gli dissi, non so come domattina farà dargli il caffè latte. E lui mi disse, non parole di benevolenza, 1 milione subito o 2 alla fine del mese. Io mi ricordavo un film di Chaplin con il milionario che la sera ubriaco con uno straccione si abbracciavano. Poi la mattina non si conoscevano più. Dissi 1 milione subito e il milione mi fu dato, 1 milione di allora.